mi aiuterà nella serata la collaboratrice di Avis Pavone Mella e Cigole, referente anche per il partecipante al gruppo giovane di Avis Pavone Mella e Cigole, Sara Capuzzi, che raccoglierà le domande per tutti che vorrete fare ai nostri ospiti. Ci scusiamo del ritardo, ma abbiamo avuto un problema tecnico. Sappiamo che il dottor De Donno, quindi accelereremo i tempi, potrà restare fino a 9.05, 9.10, quindi cercheremo di correre un attimo. Eventuali domande le faremo avere a lui successivamente perché i tempi sono un po' troppo stretti. Sara, ricorda gentilmente il numero per le domande da effettuare. Sì, il numero di telefono a cui effettuare le domande è il 349 3546 773. Io sono qua e sono pronta. Perfetto, io partirei subito molto velocemente parlando con il dottor Gianpietro Briola, presidente di Avis Nazionale. Questa sera lo ringrazio per essere ospite al nostro talk, che è il quarto giovedì che siamo in onda. Partirei da questo breve spunto. Domenica scorsa si sarebbe conclusa l'assemblea generale di Avis Nazionale in quel di Perugia. Ovviamente, causa Covid, è stato tutto rinviato, data da destinarsi, magari due parole quando sarà questa data da destinarsi. E il 2019 è stato il primo anno completo da parte del dottor Briola come presidente di Avis Nazionale. Mi sono reso conto oggi sia io che Sara siamo con la maglietta gialla perché quella la campagna giallo plasma, visto che il 2019 è stato l'anno che Avis Nazionale ha dedicato a questa campagna, appunto giallo plasma, per ribadire l'importanza del dono del plasma. Gianpietro, passo la parola a te. Grazie, buonasera a tutti. Sarò rapidissimo per cedere la parola poi agli altri argomenti e al dottor De Donno che ci deve purtroppo lasciare. E vi dico subito che l'assemblea, che quest'anno non si è potuta svolgere per i problemi del Covid, si svolgerà il 31 ottobre, che è la data prevista conclusiva del decreto del Presidente del Consiglio, e la faremo in via remota, in remoto, perché purtroppo non abbiamo certezza che ci si possa trovare per quella data e dare la possibilità ai soliti 1.000 delegati che noi abbiamo di ritrovarsi, e quindi abbiamo scelto di una modalità che poi magari vi spiegherò con più calma e con più dettaglio per fare l'Assemblea del 31. Purtroppo quest'anno è stato un anno difficile e complesso, doveva essere l'anno in cui cominciavamo a tracciare i dati, come dicevi tu, della raccolta plasma, che nel 2019, inizio 2020, è stata sicuramente, anche grazie alla campagna che abbiamo fatto, una raccolta importante che ci ha consentito di raggiungere quegli obiettivi concordati tra il Ministero, le associazioni e il Centro Nazionale Sangue, quindi le regioni. E ci stavamo avvicinando il più possibile all'autosufficienza della raccolta del plasma per la produzione di farmaci plasma derivati. Noi non molliamo, continueremo, anche perché adesso ci sarà ancora più necessità, presumibilmente, di plasma, e quindi continueremo a spingere su questo tema, perché se riusciamo ad essere autosufficienti, riusciamo a garantire al meglio tutte le terapie ai nostri malati. Perfetto, grazie mille Giampiero dell'intervento. Stavamo dicendo, anno anomalo 2020, l'assemblea non è possibile effettuarla causa Covid. Un problema nato da noi in Italia a febbraio, precisamente 20-21 febbraio. Noi avevamo l'assemblea comunale il 23 febbraio e è stato, diciamo, l'ultimo giorno utile per poterla fare perché poi alle 16, almeno in Lombardia, è scattato il primo lockdown con il blocco delle scuole, blocco delle manifestazioni e tutta una serie di blocchi che poi ci stiamo trascinando dietro ancora attualmente. Ci sono ovviamente, io faccio un plauso, non l'ho fatto prima, ma i problemi tecnici hanno un po' rovinato la scaletta. Un plauso innanzitutto al dottor Briola e al dottor De Donno, in quanto stasera hanno ruoli e partecipano al talk, ma un plauso personale, non da visino, ma proprio da persona, cittadino italiano, in quanto sono stati in prima linea per combattere questo maledetto virus che ha fatto parecchie vittime e dopo magari sentiremo anche qualcosa di più dai nostri sindaci per fare un resoconto a livello comunale nostro, ma sicuramente i dati a livello nazionale li sentiamo tutti i giorni e non sono sicuramente
incoraggianti. Prima della diretta poi abbiamo captato che c'è qualche caso sporadico che continua anche di una certa gravità. Siamo quindi in piena emergenza Covid e un'intuizione nata da Mantova e penso anche da Pavia, poi il dottor De Donno ci spiegherà, la possibilità di usare un plasma iperimmune da convalescenti. Ripeto bene, da convalescenti, perché è giusto fare questa distinzione e poi lo chiariremo meglio. Dottor De Donno, lascio la parola a lei su questa, diciamo, risposta emergenziale a un problema che è nato in Lombardia e si è propagato sicuramente notevolmente. Grazie, grazie mille. Diciamo che in questo momento stiamo vivendo una situazione differente rispetto a marzo e ad aprile, insomma da fine febbraio a fine aprile abbiamo vissuto una guerra dove dobbiamo affrontare quotidianamente i nostri pazienti con gravi forme di insufficienza respiratoria. Io personalmente lavoro in una terapia intensiva respiratoria, per cui ovviamente mi arrivavano solo i pazienti più gravi, e anche adesso in realtà mi arrivano solo i pazienti più gravi selezionati. Oggi la situazione è diversa, abbiamo iniziato a ripulire il reparto. Ripulire vuol dire riportare reparti a condizioni antecedenti al Covid, mantenendo parti del reparto per i pazienti invece che ci continuano ad arrivare. L'intuizione del plasma del paziente convalescente è un'intuizione che è nata tra Mantova e Pavia. I principali investigatori sono il professor Perotti e il professor Franchini, che sono i rispettivi primari dei laboratori dei trasfusionali di Mantova e di Pavia e di Mantova in realtà. E noi clinici abbiamo utilizzato con grande convinzione da subito plasma del paziente convalescente, perché sin dalle prime esperienze ci eravamo accorti che questo tipo di trattamento aveva una marcia in più rispetto a tutti gli altri trattamenti. E devo dire che personalmente a me è scattato l'amore nei confronti di questo procedimento, che come hanno detto oggi alcuni clinici, è ancora un trattamento sperimentale, ed è certamente lo è. Non abbiamo dei dati di letteratura fortissimi, però ormai è esperienza comune non soltanto di noi mantovani e pavesi o lombardi, ormai oserei dire, ma anche nel resto del mondo sempre di più viene utilizzato. Il dottor Briones sicuramente è più esperto di me, però il plasma del paziente convalescente sempre di più viene utilizzato. Adesso mi hanno appena messaggiato e alcuni miei colleghi degli Stati Uniti, dove appunto anche lì ormai il plasma del paziente convalescente lo utilizzano quasi in prima linea di trattamento. E è un trattamento questo semplice e datato, non abbiamo inventato nulla di nuovo se non vicariato da esperienze precedenti, ovvero abbiamo preso il plasma dei pazienti guariti da coronavirus, abbiamo ricavato delle aliquote da 300 ml e le abbiamo iniettate in pazienti ancora ammalati. E quello che io ho visto nella mia terapia intensiva è che stranamente questi pazienti ventilati nel giro di 24-48 ore miglioravano tantissimo i loro sintomi respiratori e molte volte li staccavamo precocemente dal ventilatore meccanico. Questa percezione noi l'abbiamo avuta sicuramente di più rispetto ai colleghi della rianimazione, che invece hanno pazienti forse troppo gravi per avere il beneficio dal plasma dei pazienti convalescenti, e anche rispetto ai clinici che seguono i pazienti meno gravi. Noi siamo fortunati perché siamo nella fascia intermedia e quindi riusciamo forse ad apprezzare quello che è il miglioramento. Io mi sono, dicevo prima, innamorato di questo tipo di trattamento dopo averlo provato su una gravida alla 24esima settimana che aveva sviluppato una gravissima polmonite interstiziale bilaterale, che abbiamo seguito ecograficamente per tutto il tempo della degenza, l'ho rivista ieri a controllo, l'abbiamo trattato con plasma del paziente convalescente e il decorso clinico è stato favorevolissimo. All'ecografia del torace di ieri non ha un segno residuale di malattia e anche la gravidanza sta andando benissimo.
È vero, un caso singolo, un caso anedotico, non certo potrà fare letteratura, però sommato a tutti gli altri casi che stanno andando bene, secondo me è da tenere in considerazione. Non per ultimo, a Palermo in questi giorni, cioè 2 giorni fa, è stata ricoverata la seconda gravida con grave insufficienza respiratoria. Lì, non avendo il plasma a disposizione, l'hanno dovuta intubare e pronare. Per fortuna Pavia, attraverso un volo aereo di Stato, è riuscito a inviare due sacche, noi gli abbiamo inviato il protocollo e Pavia gli ha inviato le sacche, e le notizie che mi sono arrivate stasera è che la ragazza sta nettamente migliorando, quello che noi chiamiamo, gli intensivisti chiamiamo il rapporto P su F, cioè i parametri di insufficienza respiratoria stanno nettamente migliorando. Ci auguriamo che domani con la seconda sacca potranno poi estubarla. Per cui io penso che gli studi che sono in corso, soprattutto quelli che stanno facendo alla meglio, ma negli Stati Uniti in generale ci sono aperti più di 50 trial sul plasma del paziente convalescente, sicuramente ci daranno qualche notizia in più. Dai primi dati che emergono, la riduzione della mortalità è una riduzione significativa in questa fascia, in questa popolazione di pazienti. Perfetto, grazie mille dottore di questo intervento che ha specificato bene la ricerca che avete intrapreso voi e l'ospedale a Pavia. Penso di aver capito che ci siano altre sperimentazioni in giro per l'Italia e passerei la parola a Gian Pietro, dottor Biola, per capire se a breve periodo e nel futuro prossimo il plasma iperimmune, ovviamente da paziente convalescente, sarà una delle risposte terapeutiche per i malati Covid. Non si sente, Gian Pietro, l'audio. Nel breve, scusate, credo che nel breve e medio periodo sicuramente sia una strategia di cui fare conto e sulla quale investire. E investire vuol dire mettere a banca sacche di plasma iperimmune da poter utilizzare in caso di recrudescenza rapida della malattia. Noi speriamo che non ci sia, però potrebbe succedere, viste le avvisaglie che abbiamo avuto dai paesi dell'est asiatico. Quindi io direi questo è un fattore di cui tener conto e credo che tutti insieme dobbiamo cercare tra i pazienti guariti e quindi tra i donatori meglio associati, guariti, che sono quelli che offrono migliori garanzie dal punto di vista della salute, quelli che hanno i cosiddetti anticorpi neutralizzanti positivi e quindi con un alto titolo, per fare in prima istanza queste sacche di plasma iperimmune da congelare e da poter utilizzare in caso di ripresa e ripresentazione della malattia. Diverso invece è il concetto a lungo termine, perché sicuramente non potremo a lungo termine immaginare di aspettare che la gente si ammali per farne guarire degli altri. Dovremo avere la possibilità e la disponibilità, da un lato, di avere il vaccino, perché questa sarebbe la prima strategia e probabilmente la più sicura, la più certa e la più facilmente utilizzabile, come succede per esempio con il vaccino anti-influenzale, che negli ultimi anni, con la sua diffusione a pazienti oltre i 65 anni o quelli che hanno patologie respiratorie o immunodeficienti, ci hanno consentito di salvare molte pazienti e molte vite umane dalla complicanza di quella che potrebbe sembrare una malattia banale come l'influenza in inverno. L'altra strategia che possiamo invece utilizzare, sempre a lungo termine, forse questa anche un po' a medio termine, vista già la sperimentazione che è stata fatta a Bergamo utilizzando gli anticorpi e non il plasma iperimmune, è quella di ricavare anticorpi che derivino dal plasma iperimmune per processo industriale fatto con il plasma dei nostri donatori, quindi in controlavorazione senza nessuna gravi di costi per la sanità pubblica, quindi secondo il contratto di convenzione già in essere. E questo ci consentirebbe di avere un farmaco sempre disponibile da poter utilizzare per la terapia, ma soprattutto, secondo me, da utilizzare per la profilassi della malattia. Pensate per esempio alla malattia del tetano,
che anche il tetano all'inizio della sua storia veniva curato con il plasma dei pazienti che si erano malati, e addirittura utilizzavano il plasma anche degli animali per curare il tetano. Adesso abbiamo le immunoglobuline, che sono quelle fialettine che ci fanno quando andiamo in ospedale, ci tagliamo e, onde evitare di prendere la malattia, ci fanno in via profilattica le immunoglobuline. E queste sarebbero importanti soprattutto per pazienti che sono immunodepressi, pazienti oncologici, quelli che fanno terapie chemioterapiche, quindi sono più esposti, e questo è il secondo livello di strategia. In questa fase, che siamo ancora all'inizio, e quindi di fronte a una malattia che dobbiamo ancora conoscere fino in fondo, credo che avere questa disponibilità di plasma iperimmune in banca sia assolutamente strategico e necessario. Grazie mille Gian Pietro della precisazione. Abbiamo ovviamente scisso i due rami, il plasma, chiamiamolo convalescente, iperimmune da convalescenti, e il plasma da donatori Avis, che sono donatori periodici, che con il loro gesto anonimo, gratuito e periodico dovrebbero andare ad alimentare quella task force, chiamiamolo così, il nome che va abbastanza di moda di questo periodo, per il medio e lungo termine. So che il dottor De Donno ci deve lasciare a breve, so che i sindaci magari volevano fare una domanda a Maria Teresa, al dottor De Donno, così dopo non lo disturbiamo, perché già lo ringraziamo di questo tempo che ci ha dedicato e ci scusiamo per il ritardo dell'inizio della trasmissione. Grazie Francesco, grazie. Gianpietro, poi mi dedicherò a te, perché visto l'imminente partenza del dottore. Io Giuseppe volevo ringraziarti, volevo ringraziare l'amico Michele e Stefano che mi hanno permesso di arrivare a te, e tu gentilmente hai accettato subito. Questo per noi è molto importante, perché avere colui che insomma ha iniziato la crociata del plasma iperimmune insieme al presidente nazionale Avis, credo che sia proprio un'unione perfetta, come possiamo dire. E ho sentito anche che è appena stato fatto un trapianto su un ragazzo di 18 anni che stava ovviamente morendo, perché i suoi polmoni non lavoravano come dovevano, e ho letto proprio stamane sul giornale di Brescia l'intervento si è concluso perfettamente e nella fase post-operatoria è stato utilizzato anche il plasma iperimmune. Quindi lo stanno usando sempre e ovunque. Perché è importante sostenerlo, ti chiedo, non solo per i costi, come ci hanno detto e hai detto sempre tu, che sono veramente irrisori a confronto degli altri, perché noi dobbiamo sostenerlo? Poi un'altra domanda velocissima, noi ci siamo attivati per fare i test serologici, io e il sindaco Marco che tu vedi, perché la prima richiesta ci è arrivata dal nostro reverendo che si è ammalato, e quando è guarito a me e a Francesco ha detto: io voglio donare il plasma. E quindi siamo andati, ecco perché ti abbiamo cercato e volevamo capire perché. Quindi abbiamo voluto fare questi test serologici per capire chi poteva poi donare. Abbiamo fatto bene, è giusto mappare le persone? Cosa ci dici in merito? Allora, rispondo alla prima domanda. Appunto il ragazzo che tu dicevi è stato, dopo una lunga sofferenza, è stato attaccato a ECMO per diversi giorni senza beneficio, e quindi hanno deciso, giustamente, perché ha avuto un'evoluzione verso la fibrosi polmonare importante bilaterale, l'unica chance che aveva era quella di essere trapiantato. Il trapianto ha funzionato molto bene, contemporaneamente l'hanno anche infuso di plasma di paziente convalescente, ed effettivamente questo ovviamente è il trapianto che ha dato, diciamo così, la possibilità di essere poi staccato da ECMO, adesso intubato, come è giusto che sia, però effettivamente la carica virale e il tampone sono negativi. E ci auguriamo, insomma, che venga estubato il più presto possibile, anche perché è un ragazzo giovane, quindi può tornare il più presto alla sua vita. Per quanto riguarda i test sierologici, allora io credo che il test sierologico abbia una valenza epidemiologica, e non tanto diagnostica, perché magari il Presidente ci dirà anche il suo parere. Io quello che penso è che i test sierologici debbano essere usati su larghe popolazioni. Faccio l'esempio, noi lo stiamo facendo in ospedale ogni 15-20 giorni sulla popolazione ospedaliera, e i pazienti che risultano positivi alle IgG o alle IgM, noi le IgM non le facciamo purtroppo, facciamo solamente le IgG, vengono tamponati. Ecco, in questo è, ovviamente, se il tampone è negativo
i lavoratori continuano a lavorare, se il tampone è positivo, sono asintomatici, inizia la quarantena. A tutt'oggi non abbiamo trovato un tampone positivo, però se questo venisse fatto su larga scala probabilmente sarebbe un modo, sarebbe stato anche forse in passato, ma stiamo ragionando col senno di poi, cioè con le conoscenze che abbiamo adesso, bisogna sempre ragionare sulle conoscenze che abbiamo oggi, che sono sicuramente diverse rispetto alle conoscenze che avevamo 2 mesi fa. Però questa è una cosa giusta, per cui ad esempio noi abbiamo fatto questo screening anche noi nel seminario, perché abbiamo avuto due casi di 2 seminaristi che si sono ammalati, in questo caso ammalati di una grave forma di polmonite, sono stati ricoverati da me, e anche in questo caso effettivamente abbiamo tamponato tutto il seminario, siamo andati abbiamo fatto la sierologia a tutti i seminaristi e a tutti i sacerdoti del seminario, e poi siamo andati a tamponare quelli che avevano positive le immunoglobuline. E in questo caso, secondo me, è il modo proprio di arginare quella che è e andare a chiudere anche quelle parti di aree geografiche dove magari il virus sta circolando di più. Questo potrebbe essere una strategia anche per arginare quella che è l'infezione. Torno a dire quello che dicevo prima, perché ci tengo tantissimo e lo voglio sottolineare sempre. Noi 2 mesi fa queste conoscenze che abbiamo oggi non le avevamo. Cioè il virus è un virus nuovissimo, ogni giorno impariamo qualche cosa, no? Noi abbiamo fatto uno studio col Careggi che abbiamo pubblicato qualche giorno fa, abbiamo scoperto che negli uomini il testosterone basso predispone a forme più gravi di malattia. Un pneumologo che studia il testosterone è una roba che penso sia unica e rara, ecco. Però questo ci fa capire come siamo di fronte a una cosa nuovissima. Se noi pensiamo con le conoscenze che avevamo 2 mesi fa, non sapevamo forse quasi neanche cosa fosse la sierologia per il coronavirus. Per cui quando si muovono anche delle critiche sul modo di arginare infezioni o epidemie o pandemie come in questo caso, bisogna sempre andarsi molto cauti, ecco, non perdere la memoria storica. Su questo ci tengo tantissimo, perché sento sempre delle critiche fatte con le conoscenze che abbiamo oggi rispetto a quello che è successo l'altro ieri. Ecco, bisogna stare sempre attenti e mai perdere la memoria storica. Grazie dottore di questa testimonianza. Ovviamente, grazie. Come ha già detto lei, non bisogna perdere la memoria storica. È arrivato a febbraio questo virus, sapevamo qualcosa perché arrivava dalla Cina. Io non sono un medico, non sono un operatore sanitario e ho cercato di seguire per quello che posso, per quello che posso capire, quello che mi ha detto in televisione. Ho seguito, diciamo, le varie vicende e gioivo quando sentivo ovviamente i guariti che erano in aumento, grazie anche magari al plasma da convalescenti. Passerei la parola dottor De Donno, so che mi aveva dato un orario grosso modo, devo salutarla adesso, ha ancora 5 minuti? Qualche minuto ancora. Perfetto, allora passerei la parola al dottor Briola in merito ai test sierologici, come ha fatto la domanda il sindaco Maria Teresa, visto che la tematica dei test sierologici è partita, l'avremo toccata dopo, a Pavone e Cigole partirà da domani, dopo lo ricorderanno bene i sindaci come informazione, però giustamente so che i test sierologici fanno parte anche di un progetto di Avis su larga scala. Sì, io condivido pienamente quel che diceva prima il dottor De Donno, nel senso che il test sierologico lo dobbiamo utilizzare per test epidemiologico e quindi andare sul territorio a vedere quant'è la malattia, quant'è l'incidenza della malattia. Anche perché è un test che, quello che abbiamo adesso, ancora non distingue perfettamente tra IgG e IgM, ed essendo una malattia, peraltro, appena arrivata, quindi che stiamo studiando adesso, non abbiamo ancora la capacità di sapere queste IgG, soprattutto, quanto rimangono in circolo e quanto sono in grado di difendere il soggetto. Quindi, se lo utilizziamo per dire ha fatto la malattia, non l'ha fatto, non la farà più, sta bene, non è in grado di riammalarsi, questo non siamo in grado di dirlo e diamo delle false illusioni a chi viene a fare questo test. Allo stesso modo, e qui mi aggancio alla polemica di questi giorni,
il presidente della regione Sardegna che vuole il patentino di immunità per chi entra in Sardegna attraverso il test sierologico, se posso dire, sta dicendo una oscenità dal punto di vista scientifico, perché non ce l'avrà mai, e uno potrebbe avere un titolo basso ed essere positivo. Quindi se uno arriva con... la domanda è: lo vuole col titolo alto o lo vuole col titolo basso? Lo vuole col tampone o senza? Ed è comunque non certo, perché anche chi non ha gli anticorpi potrebbe in verità essere portatore del coronavirus. Dal punto di vista invece di Avis, soprattutto con Avis della Regione Lombardia insieme alla Regione, per dare corso a quello che dicevamo prima sull'utilizzo del plasma iperimmune adesso e degli anticorpi dopo, faremo una ricerca su tutti i nostri donatori facendo il dosaggio di quelli che sono gli anticorpi anti-coronavirus a tempo zero, quindi quando lo faremo, e a distanza di 5-6 mesi, in maniera tale da valutare questo titolo anticorpale, quanto rimane e quanto i nostri donatori con titolo alto sono in grado di rimanere donatori di plasma iperimmune nel tempo. È un studio importante, forse il più grande che si sta facendo a livello nazionale, ed è in collaborazione tra l'Avis e la Regione Lombardia, perché gli altri test, quindi quello per esempio del Ministero che stanno facendo con le 150.000 chiamate tramite la Croce Rossa su tutto il territorio nazionale, a mio avviso con i numeri così piccoli su una popolazione così grande non dà fatto random dei dati forse scientificamente così significativi e così conoscitivi sul territorio. Anche perché la gente comincia a non rispondere perché ha capito che probabilmente anche il test anticorpale non è una cosa così certa e rischiano la quarantena in attesa del tampone o rischiano di non uscire più di casa e quindi probabilmente non sono neanche così disponibili a rispondere. Credo di aver... Sì, penso che sia tutto chiarissimo. Ovviamente non abbiamo ancora dato spazio alle domande. Io vorrei, proprio per ricordare e ribadire l'importanza del plasma, abbiamo toccato il plasma iperimmune da convalescenti, abbiamo toccato l'importanza del plasma iniziando la trasmissione. Io passerei la parola un attimo a Sara, che ha un'esperienza di vita, per ribadire l'importanza del plasma. La faccio sentire sia il dottor Briola che il dottor Redonno, e poi lascio la parola al dottor Redonno per i saluti finali e poi proseguiremo con le altre tematiche della trasmissione. Sì, allora, ero preparata, però non così presto. Comunque, io capisco, sono contenta che in questo periodo si parli tanto di plasma, perché è una tematica che mi tocca da vicino. Spero però che, passato questo periodo del Covid, si continui a parlare di plasma e si continui a donare plasma, perché il plasma non serve solamente adesso, ma serve a tantissime altre persone. Una di queste persone sono io, perché io ho fatto 2 trapianti di rene, e in teoria sarebbero dovuti andare bene. Purtroppo sono andati bene da una parte, ma un valore dei miei esami continua a non andare nel modo corretto, e l'unica terapia che tiene sotto controllo, si chiama questa proteinuria, è la plasmaferesi. Di conseguenza io attualmente sto andando in ospedale 3 volte alla settimana per fare la feresi terapeutica. Scambio 3 litri di sangue sostanzialmente, quindi detto molto terra terra, il mio plasma viene scartato e viene reintegrato con dell'albumina, che è un derivato del plasma. Quindi se non ci fossero i donatori di plasma, se non ci fossero stati e se non continueranno ad esserci, le albumine, io uso 15 flaconi in totale, quindi 5 flaconcini a sacca, e se non ci fossero i donatori di plasma, le case farmaceutiche non potrebbero estrarre l'albumina. Sono stata ricoverata a febbraio, prima di tutto questo ambaradan del Covid, e avendo le difese immunitarie molto basse a causa appunto degli immunosuppressori che prendo, hanno dovuto farmi anche l'IgiVena, perché non avevo anticorpi. Non so, forse è stato un bene farle prima di tutto questo inizio del Covid, perché così io non mi sono ammalata. Però insomma... tutto quello che deriva dal plasma e dal sangue per me è fondamentale, e non ci sono solo io. Cioè, si pensa che magari appunto i derivati del plasma servano poco, non si hanno molte magari testimonianze dirette, ma veramente c'è pieno, gli ospedali sono pieni di persone che hanno bisogno di plasma, di emoderivati, e
quant'altro. Quindi io posso solo dire che è fondamentale e invito tutti appunto a donare plasma e di continuare a farlo, perché altrimenti io non sarei qui, così anche come il sangue, chiaramente, in sostanza. Grazie mille Sara, però mi sembrava doveroso, avendo questa esperienza presente nella serata, ribadire questa importanza. Passerei per la conclusione della sua presenza al dottor De Donno, una conclusione, diciamo, di questa partecipazione. Giusto per chiarezza, il dottor De Donno poi ha un'altra videoconferenza, ci ha detto prima, con il paese del Brasile, visto che attualmente purtroppo in quel paese stanno vivendo quello che noi abbiamo vissuto grosso modo a marzo, quindi una crisi sanitaria di altissimo livello. Sono d'accordo anch'io sul fatto che il plasma in questo momento sia un'entità preziosa, perché utilizzare il plasma del paziente convalescente ci permette di trattare pazienti ancora malati da patologie coronavirus correlate. Però concordo anch'io sul fatto che donare in generale è bellissimo. Il dottor Briola, finita questa pandemia, mi dirà che sono aumentati il numero di donatori, cioè che questa pandemia ha portato anche, com'è la mia percezione, all'aumento di quelli che si chiamano donatori non occasionali ma abituali. Ormai sto imparando, dottor Briola, a stare con il dottor Franchini un po' il vostro linguaggio, no? Il dottor Franchini parla di PSUF ormai come se fosse un fisiopatologo respiratorio. Io amo ormai passare alcune ore della mia giornata di trasfusionale, sto imparando veramente tanto, però sto anche conoscendo un mondo che, devo dire la verità, nonostante io sia un intensivista respiratorio, è un mondo che non conoscevo, che è il mondo della solidarietà. Il mondo dei donatori è un mondo meraviglioso. I donatori sono persone generosissime, lo sono adesso in occasione del coronavirus, ma lo erano ieri quando il coronavirus non c'era. E io penso e spero che lo saranno anche domani sempre di più, perché effettivamente quello che dicevi tu è vero, ci sono persone che hanno bisogno di plasma, hanno bisogno di sangue, hanno bisogno di emoderivati, ma ci sono persone anche che hanno il desiderio di donare. E penso che tutti noi riceviamo tutti i giorni messaggi di persone che sono tristi perché per un motivo o per l'altro non possono donare. E questo mi riempie di gioia. Io penso che il nostro sia un paese meraviglioso e spero veramente col cuore che i giovani maggiorenni, diciamo, quelli che possono donare, appunto, inizino questo percorso che sarà sicuramente per loro un percorso estremamente gratificante. Ecco, io purtroppo devo salutarvi e devo dirvi che vi lascio anche un po' con dispiacere. È stata una serata bellissima e do da ora la mia disponibilità, eventualmente se ci sarà l'occasione, per incontrarci di nuovo. Sicuramente col dottor Briola ci incontreremo a breve, ecco. E lo spero anche con voi sindaci e anche con Francesco, insomma con tutti voi, ecco. grazie Giuseppe, grazie. Grazie mille dottore, buon lavoro di questa partecipazione. Porti l'esperienza che è positiva su Mantova e quindi con tanti guariti anche in Brasile, confidando che possa portare qualcosa di positivo anche in quel paese, visto la tragedia sanitaria che stanno vivendo dalle immagini che vediamo. La ringrazio e la saluto cordialmente, confidando anche di ritrovarci se si potrà, ovviamente saremo sicuramente a disposizione. Passerei ora, dopo il tema sicuramente del plasma, vorrei sentire Sara se sono per caso arrivate delle domande. Le domande che sono arrivate per il dottor De Donno abbiamo concordato di inviargliele direttamente per fargli rispondere, o cercheremo di metterle sul sito. Purtroppo i tempi stretti non ci hanno consentito di poter fare tutte queste le domande che magari saranno arrivate. Sara, hai qualche domanda iniziale? Sì, allora, la prima... me ne sono segnate perché sono un po' tante. Allora, una chiede perché il governo italiano continua a dire che ci sono più di 100 morti per il virus se ora c'è il plasma che li può guarire. Una domanda complessa, perché tutto non dipende solo dal plasma. Come diceva giustamente prima
il dottor De Donno, il plasma iperimmune riesce a curare una determinata categoria di pazienti, pazienti in terapia intensiva, quindi in rianimazione, intubati da più giorni, probabilmente anziani con altre complicanze o che abbiano avuto delle embolie o delle trombosi, sicuramente non ne traggono così tanto vantaggio dal plasma. Per cui per vedere e capire qual è il reale vantaggio bisognerà aspettare ancora qualche settimana, quando in verità i pazienti che rientrano nella fase del protocollo, perché non tutti i pazienti sono inseriti in questo protocollo, ma devono avere delle indicazioni cliniche particolari, verificheremo quant'è il tasso di mortalità. Quindi quando si guardano i numeri bisogna sempre analizzare non solo il numero in sé come dato primario, ma la relatività che sta dietro al numero, perché vorremmo capire quali sono le diagnosi legate al decesso, quanti erano i giorni di ricovero in ospedale, quanti erano i giorni e le complicanze che accompagnavano quei pazienti. Quindi fare una statistica così solo sul numero è una statistica assolutamente insignificante dal punto di vista clinico e della ricerca. Ok, okay Sara, passiamo, prima, mi sono dimenticato, prima volevo dare la parola anche ai sindaci, prima è stata Maria Teresa che ha parlato con il dottor De Donno, lascerei anche Marco, magari se ha delle domande per il dottor Briola, visto i tempi stretti che prima avevamo e il ritardo con cui siamo partiti. Sì, no Francesco, non ti preoccupare, perché ho lasciato parlare molto volentieri i due medici che avevamo la fortuna, adesso è rimasto solo Briola, di avere qua con noi in diretta, perché anzi sarei rimasto per ore ad ascoltare loro parlare. Purtroppo ecco, quel disguido iniziale ha accorciato un po' i tempi della presenza del dottor Delon, ma va bene. Sì, avevo alcune domande, erano anche, diciamo che su questo tema del plasma iperimmune, nelle ultime settimane si è creata quasi un po' una tifoseria, no? Quelli a favore del plasma iperimmune, quelli diciamo che vedevano anche un po' della sorta di complottismo, dei complotti su questa cosa. Questo genera, come sempre, in queste situazioni dove bisogna mantenere una certa calma, una certa freddezza nell'analizzare i dati, nel vedere un po' come vanno questi studi, genera un po' di confusione, insomma, nella popolazione. Quindi, dottor Briola prima ha toccato un po', ha iniziato un po' a toccare brevemente quello che volevo un po' chiedere, che era, mi pare di aver capito, che nel breve e medio termine, quindi, la somministrazione del plasma iperimmune è la soluzione, diciamo, che si può percorrere con una certa garanzia, con una certa efficacia. Ecco, nel lungo termine ho accennato prima a qualche difficoltà. Volevo capire, ecco, queste difficoltà nell'usarlo anche a lungo termine. Quali erano, ecco? Allora, le difficoltà sono legate al plasma di per sé, perché il plasma contiene sì gli anticorpi neutralizzanti contro il coronavirus, però il plasma di per sé contiene anche tutta un'altra serie di sostanze che spesso per quella determinata patologia o perché il paziente è portatore anche di altre complicanze non vanno bene. Abbiamo sentito prima la testimonianza di Sara. A Sara, quando ha bisogno, non fanno il plasma che conterrebbe le immunoglobuline che noi abbiamo in corpo e che vengono estratte in prodotto farmacologico. Così come l'albumina, perché sarebbe sufficiente rinfondergli plasma e dargli l'albumina. In verità si cerca sempre di selezionare quello che è il prodotto che serve come farmaco in quel momento e per quella determinata patologia. Glielo si dà in purezza assoluta e soprattutto in quantità standardizzata a quelle che sono le esigenze di quel paziente e di quel malato. Quindi i medici devono avere a disposizione dei farmaci
in questo caso sono di origine umana, ma sono comunque dei farmaci che vengono somministrati in dosaggio farmacologico e solo, ripeto, la sostanza che serve. Non so se avete letto qualcosa relativamente al coronavirus, molti di questi pazienti che sono morti non tanto per la polmonite o il coronavirus, quanto per esempio per le embolie date dalle trombosi. Ecco, nel plasma di per sé sono presenti tutti i fattori della coagulazione. Quindi noi dando il plasma rischiamo di aumentare il rischio coagulativo nel paziente e quindi dovremmo prima scoagularlo. Se invece gli diamo solo le immunoglobuline, evitiamo questo rischio e trattiamo il malato in modo adeguato. Se penso per esempio ai pazienti trapiantati o che sono pazienti che hanno malattie oncologiche, questi già prendono tanti farmaci, devono selezionare il prodotto che gli si dà e quindi si cerca di dargli solo ed esclusivamente quello che serve. Ho capito, quindi leggevo proprio oggi una notizia dalla Spagna, mi pare una casa farmaceutica, la Grifols, che oggi ha dichiarato che inizierà a percorrere questa strada che ha appena detto lei, giusto? Cioè di cercare di estrarre solo... Che sta facendo la Grifols, ma stanno facendo, in Italia la sta facendo la Kedrion e altre aziende che fanno i farmaci plasma derivati lo stanno facendo nel resto del mondo. Perfetto, chiarissimo. Sara, facciamo ancora una domanda o due su questa tematica, dopo vediamo di passare agli altri argomenti, se ce ne sono. Sì, allora, un'altra domanda. Io chiaramente non so se erano domande per il dottor De Donno o per il dottor Birola, quindi io le faccio, poi vediamo, insomma. Una persona che prende regolarmente un antiepilettico scopre di aver avuto la malattia, però in maniera sintomatica. Può donare il plasma pur assumendo il farmaco oppure no? No. Basta. Allora, no. Per la donazione valgono gli stessi criteri che valgono per la donazione del sangue normale. Quindi, se un soggetto ha delle patologie che lo escludono dal fare il donatore abituale, quindi associato all'AVIS o a un'altra associazione, allo stesso modo non può donare il plasma iperimmune, perché i criteri sono gli stessi a garanzia del donatore, perché se ha una patologia non possiamo sottoporlo a un salasso, a meno che non gli serva a scopo terapeutico, e neanche per il ricevente, perché riceverebbe nel sangue che ha comunque o presenza di farmaci o di anticorpi o di qualsiasi altra cosa che sia legata alla patologia di base. Ok, ce n'era ancora una, mi pare, che ora non trovo più, eccola. Se una persona ha il test sierologico positivo, ma il tampone è negativo, perché deve fare un altro tampone che deve risultare negativo per donare il plasma e non ne basta semplicemente uno? Allora, la norma dice che bisogna avere il doppio tampone per dichiararsi negativi. In genere, se è distanziato il primo rispetto al secondo, siccome non sappiamo ancora, ed è un tema precauzionale, siccome non sappiamo ancora se ci si può riammalare della stessa malattia da Covid-19, quindi se il primo era negativo, gli anticorpi sono positivi, siccome non distinguiamo tra le IgM, che dicono che la malattia è in fase acuta, e la IgG, che la malattia è guarita, ma ha solo gli anticorpi, purtroppo dobbiamo ancora fare un tampone per vedere se è positivo o negativo. Ok, io Francesco per ora non ho altre domande. Perfetto. Nel frattempo penso che Maria Teresa, visto che hai fatto una domanda prima, il dottor De Donno ci avevi chiesto la possibilità di fare anche una domanda al dottor Briola, ti lascio un attimo la parola, poi avrei una domanda io, un confronto diciamo col dottor Briola. Grazie Francesco. Adesso ho perso... Vi avevo perso un attimo. No, innanzitutto volevo ringraziare il dottor Briola perché l'ho fatto la prima volta c'era uno Zoom tra Visini e sindaci che era ristretto e non era pubblico e l'avevo ringraziato perché il dottor Briola, nonostante fosse in prima linea nei mesi diciamo di fuoco,
mi ha risposto, mi ha aiutato. Ero un sindaco disperato che aveva bisogno di notizie perché i miei compaesani chiedevano dei malati che c'erano in ospedale e lui senza problemi, la sua grande sensibilità e disponibilità, è stato sempre presente e mi ha sempre aiutato. Io di questo te ne sarò sempre riconoscente, non smetterò mai di dirtelo, grazie. Grazie. E adesso ti faccio una domanda da $1,000. Dottor Briola, ci sarà la seconda ondata? Quella seconda famosa ondata di cui parlano tutti a ottobre. Perché adesso, come tu prima nel backstage, chiamiamolo così, prima di iniziare la serata, vi siete scambiati due dati, tu e il dottor De Donno, e avete detto sì, arrivano casi sporadici, arrivano persone ma sono isolate, non molto gravi, qualcuna deve essere ventilata ma non gravi. Però siamo stati in lockdown. Stiamo ottenendo un comportamento che, però dicono, nonostante questo, a ottobre arriverà la seconda ondata. E se sì, che consigli daresti a noi sindaci e a cascata agli organi quali governo, regione e ATS a seguire? Grazie. Guarda, è una domanda da anche $2 milioni. Però la risposta che cerco di imbastirti è questa. Noi abbiamo corso grossi rischi in questa prima fase perché la malattia non la conoscevamo, nemmeno sapevamo che esistesse. Quindi noi sapevamo che c'erano dei casi in Cina, esattamente non sapevamo quanti fossero, non lo sappiamo ancora neanche adesso e non lo sapremo mai, e esattamente non sappiamo questa malattia quando si è presentata realmente in Cina. Se a gennaio, quando ce l'hanno detto, o molto probabilmente prima, perché noi, andando a rivedere alcuni casi clinici o a memoria, ricordando alcune leucopenie, alcune lastre con polmoniti da infiltrati che in genere non si vedono, abbiamo ricostruito che probabilmente la malattia in mese di dicembre era già presente anche da noi. La malattia poi si è diffusa dalla popolazione e il limite di cui abbiamo vissuto noi, a mio avviso, è che la nostra sanità, quindi la sanità lombarda, è una sanità che è assolutamente ospedale centrica. Quindi qualsiasi cosa un cittadino deve fare dal punto di vista della salute deve andare all'interno di un ospedale, perché non ci sono strutture territoriali che siano in grado di dare una risposta, perché la risposta dell'esigenza del paziente rispetto al territorio, penso anche ai medici di base o agli infermieri o quant'altro che possano in qualche maniera dare una continuità di risposta, scarseggia. Abbiamo un vantaggio però in questa fase, che la malattia la conosciamo. Quindi attualmente tutti quelli che vengono in ospedale che hanno febbre o che hanno sintomi che possono essere richiamati al Covid-19 vengono sottoposti a tampone. Quindi questo ci dà la possibilità di individuare rapidamente quali sono i pazienti che potrebbero essere positivi, ma soprattutto ci consentono, e qui invece ci deve lavorare molto l'ATS e ci deve lavorare molto la regione, di fare poi, come è stato fatto in altre regioni, dei tamponi in tutta la cerchia di persone che stanno vicino a questo paziente che è risultato positivo. Quindi questo ci consentirà nei prossimi mesi, dovesse tornare la malattia, di limitare al massimo i focolai, riducendoli o a situazioni familiari o a situazioni comunque locali, non consentendo che la malattia si diffonda. Sicuramente non sparirà, ma abbiamo comunque adesso una strategia comunque diagnostica che prima non avevamo, dobbiamo largheggiare nell'utilizzo in maniera tale da riuscire a individuare quali sono gli eventuali punti di crisi che si possano ripresentare e quindi bloccarli sul nascere, per non ritrovarci ad avere gli ospedali pieni o le RSA pieni di pazienti, oppure penso sarà successo sicuramente anche a Pavone, è successo anche da noi, tutti gli amici che andavano al bar a giocare a carte nello stesso bar, nello stesso tavolino, si sono ammalati e sono morti, esatto, tutti. Quindi evitiamo queste cose
stando attenti sul territorio, chi deve essere molto presente, soprattutto l'ATS, a fare un servizio di prevenzione territoriale che attualmente non ha funzionato al meglio. Grazie, è successo anche questo, infatti. Grazie, grazie mille. Grazie mille di questa precisazione, Gian Pietro. Io andrei verso la conclusione, diciamo, della tematica plasma, però mi sembra doveroso, dopo anche la testimonianza di Sara, ribadire con forza la necessità di implementare la donazione di plasma. So che ieri dal sito di Avis Nazionale è uscito un comunicato per ribadire, diciamo, questa gratuità e questa volontarietà. Magari vuoi fare due parole in merito a questo comunicato, visto che un comunicato è una cosa scritta, oggi c'è la possibilità di fare una testimonianza di persona e penso che abbia che rafforzi questo comunicato. Sì, il comunicato di ieri che siamo stati costretti a fare, nostro malgrado, è legato alla trasmissione di martedì delle Iene, una trasmissione assolutamente farlocca che ha dato una serie di informazioni false e tendenziose per chi conosce il sistema, e grazie a Dio i donatori hanno risposto tutti dicendo, passatemi il francesismo, hanno detto delle grandi cazzate. Questo perché è noto a tutti in Italia, non era noto probabilmente solo alle Iene o a qualche genio che lavora alla Spallanzani a Roma o in altri grandi ospedali, che il sistema italiano, unico al mondo, è un sistema che funziona con un solo ed esclusivamente con la donazione etica e non remunerata, e che il plasma e il sangue non sono un prodotto da business, ma sono per legge esclusivamente del servizio sanitario pubblico, perché per legge neanche le cliniche private possono raccogliere sangue e avere i centri trasfusionali. Il plasma raccolto viene dato dallo Stato in controlavorazione alle industrie con una convenzione pluriennale a prezzi fissi e concordati, senza nessuna possibilità di andare a contrattarlo a seconda delle esigenze o a seconda delle convenienze. E questo è il nostro sistema, che non fa né business né che non fa torto all'etica e alla disponibilità dei nostri donatori. Probabilmente si è fatta un po' di confusione tra donatori, plasma iperimmune, le aziende che vogliono produrre gli anticorpi, ma anche se lo fanno comunque per l'Italia, col plasma italiano, solo ed esclusivamente in controlavorazione. Quindi solo ed esclusivamente, ma questo credo sia legittimo per tutti, prendendo un rimborso concordato sulle spese di lavorazione di quel plasma. Credo che le Iene abbiano fatto un gran casino, abbiano rischiato di mettere a repentaglio l'integrità di un servizio pubblico di eccellenza che molti ci vogliono copiare al mondo, che sicuramente è un modello e un esempio che dà il massimo del rispetto, soprattutto all'etica del donatore che viene a fare il proprio gesto e a fare la propria donazione. Quindi neanche sul plasma iperimmune dei pazienti convalescenti, che non sono donatori, viene gestito e trattato in maniera diversa. Anche se poi la sacca non è che costi 80 euro, costa un po' di più, però, perché deve essere validata, deve essere inattivata, quindi almeno 150 euro una sacca di plasma per paziente, però anche su questi conti ci potremmo anche poi misurare. E grazie comunque all'azienda che ha dato gratuitamente gli inattivatori cellulari agli ospedali, è stato possibile fare il plasma iperimmune, e se gli ospedali avessero dovuto fare una gara per avere gli inattivatori saremmo arrivati al 2022. Mi sembrava doveroso, Gian Pietro, concludere, diciamo, la tematica sul plasma che abbiamo toccato questa sera per la prima parte della serata, ovviamente con questa dichiarazione, perché ribadisce l'importanza di quello che, ricordiamolo perché magari non tutti, non abbiamo toccato i numeri stasera perché avevo una scaletta, ma come ho detto prima la tecnologia non ci ha aiutato ed è un po' saltata e abbiamo improvvisato per cercare di fare le cose in tempi più ristretti. Sono circa 2 milioni le sacche che vengono donate in tutta Italia, raccolte da Avis tramite i vari centri di raccolta,
e sei trasfusionali, e soprattutto sono 1.300.000 le persone che sono donatori di sangue. Quindi continuiamo a spronare queste persone. Non ti nascondo che questa trasmissione che abbiamo pensato, perché è il nostro 50esimo e non avevamo un'altra possibilità di andare in piazza a festeggiare o a fare eventi per il nostro 50esimo, l'unica possibilità era quella di trasformare la piazza fisica in piazza virtuale, e non ti nascondo che in questo mese abbiamo avuto una decina barra quindicina di persone che si sono avvicinate alla nostra sezione o sono rientri e sono fermi da 2 anni. Quindi vuol dire che anche questo tipo di visibilità che stiamo dando all'associazione sicuramente ci sta tornando utile per far capire l'importanza del dono del sangue. La testimonianza di Sara è una delle 1.800 persone che giornalmente hanno bisogno di sangue, e quindi era giusto chiudere questa tematica con la serietà che hai condiviso questa sera in questa trasmissione. Cambierei ora tematica, perché siamo al 28 di maggio e il 2020 doveva essere, specialmente nella giornata del 14 giugno, una giornata molto particolare, perché il 14 giugno, per chi non lo sapesse, è la giornata mondiale del donatore di sangue, e per la prima volta doveva avvenire i festeggiamenti di questa giornata internazionale proprio in Italia. Purtroppo la settimana scorsa Oscar in battuta ha detto, ovviamente come battute cercano di prenderci un sorriso, abbiamo avuto nella sfortuna del Covid la fortuna di poter festeggiare questa giornata per 2 anni consecutivi, perché ovviamente i festeggiamenti complessivi sono slittati al 2021, ma nel 2020 cercheremo ugualmente di fare qualcosa. Cosa ha pensato il Presidente nazionale con tutto il Consiglio per giustamente ricordare questa data, questa importanza, questo 14 giugno 2020? Allora, come dicevi tu, purtroppo quest'anno è saltato il 14 giugno, nel senso che non c'è la disponibilità di fare delle manifestazioni pubbliche, però noi non ce ne vogliamo dimenticare, quindi prendiamo una rincorsa più lunga per arrivare al 14 giugno del 2021, speriamo molto allenati, con una festa più bella rispetto a quella di quest'anno, ma sicuramente più significativa e più in grado e più capace di diffondersi tra le persone e tra la popolazione. Per quest'anno, siccome siamo in qualche maniera costretti ad utilizzare il remoto e tutti gli strumenti della tecnologia, faremo una serie di proposte che diffonderemo alle AVIS per diffondere sui social, attraverso i canali che meglio conosciamo e utilizziamo, attraverso magari le pubbliche amministrazioni, come dicevamo l'altra volta, illuminando comunque i palazzi pubblici se riusciamo di rosso in quella giornata, mandando in giro tutti quei filmati che avevamo già fatto, se li trovate sul sito, che sono quelli fatti con le ragazzine diversamente abili di danza, riproponendone di diversi. Abbiamo fatto una raccolta di immagini a livello internazionale da pubblicare per il 14 giugno del 2021. Stiamo pensando a una gara, non si chiama gara, ma poi magari voi mi aiutate perché io non sono molto esperto, un cooking che riguarda il rosso e quindi dei piatti. L'anno scorso l'avevamo fatta con il giallo plasma, quindi piatti di cucina che siano dolci o che siano salati che richiamino questo colore. L'anno scorso, peraltro, con una torta ha vinto una ragazza di Brescia sul concorso nazionale, e quest'anno lo proporremo con il rosso, visto che è stata molto seguita. Faremo anche una mostra e una gara fotografica per chi vorrà partecipare. Stiamo preparando i bandi, insomma, ci arriveremo con una lunga rincorsa al 2021 e speriamo di arrivarci bene, perché sicuramente la donazione in Italia e il modello italiano va valorizzato nel mondo. Grazie mille Gianpietro, quindi segniamoci la data 14 giugno. Noi abbiamo già ipotizzato la chiusura del primo ciclo di questo talk a casa con l'Avis proprio 14 giugno. Stiamo pensando anche noi come realizzare questa giornata. Ovviamente l'unica possibilità resta quella digitale, quindi
ci stiamo confrontando per capire come poterla proporre ai nostri donatori per ricordare e ribadire l'importanza di questa data. Ovviamente l'invito ancora ai due sindaci, come ha detto giustamente Gian Pietro adesso, è quello di coordinarci per illuminare di rosso i monumenti o le piazze che andremo a scegliere a Pavone e a Cigole per allinearci a quanto Avis Nazionale, diciamo, sta mettendo in campo. Non ti nascondo, Gian Pietro, che ho sentito e ringrazio il consigliere addetto alla comunicazione Claudia di Avis Nazionale, ma anche Boris, che segue come dipendente Avis Nazionale, ci hanno anticipato la tematica dei video internazionale che stavi dicendo, e daremo il nostro contributo come Avis Pavone Mele e Cigole. Così introduco anche l'ultimo tema che volevamo toccare questa sera, perché da anni forse siamo stati in grado di essere attrattivi anche alle persone non di origine italiana, tant'è che stiamo lavorando per poter inviare questi video da parte di una ragazza cinese, ragazzi pakistani e indiano, e anche dalla Bielorussia dovremmo avere una testimonianza che si aggiungerà a tutti i video che si stanno preparando per tutto il mondo. Quindi vuol dire che anche l'etnia degli avisini sta cambiando, e abbiamo un numero abbastanza importante di avisini non di origine italiana che si sono avvicinati alla nostra sezione, e di questo è sicuramente un vanto che possiamo tenerci, e sperando che si replichi anche in tante altre avis italiane. Ultimamente, recentemente, hai avuto un'intervista proprio su questa tematica, progetto avisini non di origine italiana, tramite Striscia la Notizia, che l'inviata cercava di raccogliere nuovi donatori provenienti da tutto il mondo residenti in Italia. Cosa ci puoi dire di questa importanza? Perché al momento noi conosciamo 4 gruppi sanguigni, RH positivo e RH negativo, e da lì ci siamo sempre fermati. Adesso abbiamo captato che ci sono anche dei fenotipi o dei sangue, delle possibilità di avere un sangue raro. Ovviamente, se ci chiarisci un po' questa tematica, perché ovviamente a scuola ci hanno insegnato i 4 gruppi, insomma. Veramente 8. Il 4 più 4, giusto? 4 più 4. No, al di là delle battute, ma poi ti sei perso anche la trasmissione di stamattina su Una Mattina di TG1, quindi ogni tanto Gian Pietro lavoro, quindi grazie a Dio abbiamo sicuramente anche tanta visibilità, Avis l'ha avuta in questo periodo, come ritengo sia giusto che sia, perché i numeri li ho ricordati prima, ma è doveroso avere la visibilità per ricordare l'importanza. Adesso le sale ospedaliere ritorneranno a fare le famose operazioni che erano state rimandate ai tempi del Covid, e quindi il sangue diventa uno strumento utile, indispensabile e necessario. No, al di là delle battute, ti facevo la battuta della trasmissione di stamattina perché era comunque incentrata sul rapporto tra la donazione e i cittadini extracomunitari. Quindi la mia idea, ma credo sia anche l'idea dell'associazione, che ha una vocazione dal punto di vista civico e dal punto di vista solidale, è duplice da questo punto di vista. La prima è quella di fare la donazione e farla fare anche ai cittadini extracomunitari, perché abbiamo scoperto che le varie etnie, indipendentemente dai gruppi sanguigni classici, succede anche da noi, ma per loro è più frequente perché la genetica è un attimino modificata rispetto alla nostra, esistono gruppi cosiddetti rari per quello che ci riguarda, perché sono gruppi che hanno dei fenotipi che, pur essendo apparentemente A, B, 0 e AB, hanno quelli che si chiamano sottogruppi, che sono i KEL, gli anti-ID e quant'altro. Quindi avere a disposizione queste sacche di sangue con i sottogruppi diventa indispensabile, perché riusciamo in questa maniera a curare i pazienti che vengono in ospedale che sono di altre e diverse etnie. E tenete conto che ormai noi parliamo di diverse etnie, ma in Italia i cittadini che non siano di razza caucasica, come si dice in gergo, sono circa il 10-11%. Adesso non so, Pavone Mela Cigola, quanti siano i cittadini che vengono da fuori, i nuovi cittadini, però la media più o meno del 10-11% a livello nazionale, quella da anagrafe ufficiale.
Quindi c'è questa necessità, ma secondo noi c'è anche un altro risvolto, che è quello di utilizzare l'associazione, utilizzare la donazione come strumento di integrazione di questi nuovi cittadini, per fargli conoscere quelle che sono le nostre abitudini ed attitudini, quelli che sono i valori solidali che mantengono viva la nostra comunità e le nostre comunità tra di loro, e insegnandogli magari anche l'approccio ai servizi sanitari, al fatto che c'è la disponibilità di avere un servizio sanitario gratuito e che cura tutti, ma che se riusciamo anche in qualche maniera, oltre al diritto, ad aggiungere anche l'esercizio di qualche dovere, può tornare utile a tutti e può servire a tutti a far conoscere questo interscambio di rapporti e di relazioni che si costruiscono sempre dando e non solo esclusivamente ricevendo. Grazie mille Gianpietro per questo chiarimento, che è doveroso ribadirlo. E io, visto che ci siamo quasi arrivati alla conclusione degli argomenti che avevamo identificato come importanti da trattare questa sera, farei intervenire sia Maria Teresa che Marco per le domande, diciamo, conclusive a Gianpietro, poi passerei la parola a Sara per le ultime magari due o tre domande, se ci sono, così poi da chiudere la serata. Un dato, se magari lo sapete, sia Maria Teresa che Marco, visto che l'abbiamo toccato adesso, mi scuso, non vi ho chiesto di prepararvi prima, quindi se non lo sapete lo cercheremo noi come Avis Pavone Melle Cigole, se grosso modo avete un'indicazione della percentuale di persone non di origine italiana che risiedono nei nostri comuni. Sì, Marco, vuoi partire tu? Vai tranquilla. Allora, io credo che si aggiri, se non sbaglio, attorno al 12-13%, insomma, intorno circa la media, almeno l'ultima volta che l'avevo fatto, però l'avevo fatto 2 o 3 anni fa, era quella la media. Però magari per la prossima puntata mi informerò più correttamente. Sì, anche noi più o meno, forse qualcosa meno, saremmo intorno appunto al 10 nazionale o 9. Poi vabbè, su comuni piccoli come i nostri la media, cioè la statistica è un po' meno precisa, si fa la svelta a passare da 9 a 10, quindi però siamo lì insomma. Perfetto. E anche perché poi ci sono le seconde generazioni, quindi come li consideriamo le seconde generazioni? Perché questo è un problema, anche questo dal punto di vista statistico, che è non rientrano in quelle, fa la differenza. Gli asintomatici dicono che ce ne siano dal 10 al 15%. Significa che a Pavone ci sono 300 circa asintomatici che girano tranquillamente? I test che oggi facciamo ci aiuteranno a individuarne qualcuno? E questo test che facciamo noi si chiama Abbott, 96% di affidabilità, 4% di falsi positivi e falsi negativi. È un buon test? Allora, sul 96% è un buon test. L'unico problema è, come dicevamo prima, la distinzione tra IgG e IgM, che ancora porta a fare il tampone perché non ne abbiamo la certezza. Il tema degli asintomatici è un tema importante, tema fondamentale, perché probabilmente è quello che in parte ha consentito la diffusione della malattia, perché fortunatamente, come in tutte le infezioni virali, molti di noi hanno il contatto con il virus, lo combattono e non sviluppano la malattia. Ma intanto che lo combattono, sono portatori comunque del virus, quindi basta uno starnuto per portare in giro il virus e per regalarlo a chi ci sta intorno. Probabilmente in questa fase il tema degli asintomatici è un tema meno importante, perché i numeri adesso sono talmente ridotti per cui chi doveva essere asintomatico lo è stato, e siccome la malattia ha un'incubazione di circa 10-15 giorni, passato adesso tutti i picchi, gli asintomatici rimangono
pochissimi e forse si ridurranno quasi a zero rapidamente. Perché poi il tema è quanti, che non facciamo i casini del nostro Gallera sulle trasmissioni, quanti sono quelli che sono in grado di infettare chi ci sta intorno, che è quel famoso indice che viene calcolato. Non siamo ancora allo zero, non ci manca molto, però di fatto gli asintomatici, secondo me, potevano essere un indice di rischio in un'altra fase, quindi un mese e mezzo fa, ma adesso probabilmente contano un po' meno. E fare anche gli anticorpi, se uno è asintomatico, rischia di non avere neanche gli anticorpi, perché abbiamo visto che ci sono persone, dipendenti ospedalieri, che hanno avuto il tampone positivo, ma hanno gli anticorpi non significativi. Quindi non è ancora un dato così certo e che si lega. Sicuramente i sintomi sono una delle cose da tenere più sotto controllo, insieme ancora per un po' al distanziamento sociale, soprattutto quando si va nei luoghi pubblici, e sperando nella buona sorte della stagione estiva che ci porta fuori all'aria aperta e riduce di molto la possibilità che il virus si annidi negli spazi chiusi, caldi, umidi, nel quale possiamo utilizzare un termine che piace molto ai bimbi, ci sguazza come le anatre nel laghetto. Grazie Gianpietro, grazie. Non mi conforta molto questo, sapere che non riusciamo a scovarli nemmeno coi test, però se cercheremo... Guarda Maria Teresa, alla fine è come tutte le malattie. Adesso noi abbiamo paura di questa perché non la conosciamo. Però credo che in un inverno, tra cause dirette e cause indirette e complicanze, facciano più morti le sindromi influenzali negli anziani che non il coronavirus, a conti fatti. Per cui, voglio dire, è la paura di una malattia che non conosciamo e per la quale non abbiamo strategie. Dire che scomparirà non si sa. Probabilmente il virus si potrà un po' anche indebolire, così come il coronavirus che non conoscevamo, per esempio il virus del raffreddore, per il quale nessuno di noi prende terapie, se non qualche pazzo scatenato che possa prendere l'antibiotico, se no di fatto più che la tachipirina o un decongestionante nasale uno non prende per combattere il coronavirus del raffreddore. Può essere che alla fine avremo anche questo. E come ti dicevo prima, avendo adesso i test, lo trattiamo come trattiamo tutte le altre malattie. Basta fare il test, lo si trova e si isola il soggetto. Ciò che non abbiamo fatto prima e... perché non eravamo in grado di farlo, non avevamo il test e quindi non lo si poteva fare. Poi, come tutte grazie le altre mille. Malattie, rimarrà. Grazie, grazie Gianpietro, grazie. Marco, ecco, con Marco, ovviamente alle domande che vuoi fare al dottor Briola, ci mancherebbe, toccherei anche un altro tasto perché è importante e lancerei, va molto di moda adesso un challenge, si dice così, penso, perché quando i due comuni, Pavone Mella e Cigole, hanno iniziato una raccolta fondi per le persone, le famiglie bisognose, visto che purtroppo siamo passati dall'emergenza sanitaria anche a un'emergenza economica, tanti lavori si sono persi, le ditte individuali si sono fermate, eccetera, 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 confidando che ci sia la ripresa che tanti auspicano. Se non ricordo male, nella trasmissione avevi ringraziato la comunità indiana perché aveva dato un bel contributo al comune di Cigole per le persone bisognose. Io lancerei una sfida. Abbiamo già dei buoni numeri, stasera non sono riuscito a passare in sede per avere il numero corretto, così da poter reinvitare anche il presidente di Avis Nazionale per questa cosa. Io cercherò di, in accordo con i due sindaci, magari fare una serata sulla comunità indiana, perché è una delle comunità più forti nei nostri territori, e lancerei la sfida che se riuscissimo a raggiungere 50 donatori, come Avis Pavone Mella Cigole saremmo disponibili a creare un labaro Avis Pavone Mella Cigole comunità indiana. Sarebbe un sintomo di integrazione e soprattutto quello che hai detto prima Gianpietro, quello di avvicinarli a un welfare che fanno e che donano a tutta la popolazione tramite un senso di volontariato molto elevato che passa dalla donazione di sangue, ma nei nostri territori passa anche da tante altre azioni di volontariato che tante altre associazioni mettono in campo a beneficio di tutto.
Quindi Marco e Teresa abbiamo lanciato la sfida per un invito alla comunità indiana di una presentazione e una massima conoscenza e maggiore conoscenza della donazione di sangue. Proviamo a vedere quello che magari riscuotiamo. Ovviamente con i tempi. Era previsto nel 2020 anche questo evento, lo rimanderemo al 2021 quando il Covid ce lo consentirà. Marco, parola a te. Sì, confermo, avevo già detto durante forse la prima puntata che così nei primi momenti dell'epidemia abbiamo avuto subito questa donazione da parte della comunità indiana. Mi ha fatto molto piacere per i motivi che hai anche detto tu, di integrazione, e raccolgo volentieri questa sfida che hai lanciato, e già nei prossimi giorni magari incontrerò due o tre figure magari che possono fare da riferimento all'interno di Civole per la comunità indiana, e proverò a proporgli questa cosa e a spiegare appunto tutto quanto ci hai appena detto. Interessante, è stata una bella idea, una bella idea. Teresa, vai pure. Io lascerei la parola a Sara, visto che Teresa ha fatto una domanda, vediamo se ce ne sono altre, così ci avviciniamo sì, alla chiusura. Avevo una piccola domanda per Briola anch'io, adesso non so se... Prego Marco, vai pure. Vado io? Sì. Ok. Sempre sul discorso dei test sierologici per i bambini, perché l'indicazione che ci arriva è sopra i 14 anni, volevo capire ecco se magari questo specifico test che andiamo a fare è indicato per gli over 14 o se ne esistono altri invece per i bambini o cose del genere, insomma. E, ok, rispondi pure a questa domanda. L'indicazione è farla sopra i 14 anni perché si è visto che l'incidenza nei bambini è praticamente nulla e anche la presentazione della malattia è praticamente azzerata. Non si sa bene perché, potrebbe essere magari legato anche alle vaccinazioni che i bambini fanno e quindi tutti i richiami che tengono il sistema immunitario molto sollecitato, però di fatto si è visto che fino a quell'età non si manifesta, e quindi anche fare gli anticorpi e il dosaggio è abbastanza inutile. Eventualmente, nel dubbio, se il bimbo fosse, e questo lo si fa, sintomatico, e allora si fa direttamente il tampone. Essendo comunque il titolo anticorpale non indicativo e non significativo, e quindi non vale neanche la pena di... Anche perché il pungidito ha un percentuale di affidabilità di circa 60-65% e sarebbe assolutamente inutile. Fargli il prelievo per fargli anticorpi che non hanno nessuna discriminante diventa abbastanza complicato. Conviene cercare di affrontarli quando diventano sintomatici. Okay. Sara, ci sono arrivate delle domande? No. Perfetto. Siamo a posto così. Ok, visto che se non ci sono arrivate domande vuol dire che sicuramente siamo stati chiarissimi. Io ho letto adesso un commento su Facebook, ho parlato di comunità indiana per meglio ovviamente definire le persone con cui vorremmo venire in contatto. Io penso che non ci sia nulla di grave a chiamare comunità indiana riferendosi alle origini di queste persone. Ovviamente sono sicuramente residenti italiani provenienti dalla nazione India. Io penso, Gian Piero, che ci avviciniamo alla chiusura, però ne abbiamo parlato, come ha detto prima Teresa, nel backstage. Purtroppo oggi l'Avis regionale Calabria ha avuto un lutto importante. Magari vuoi dedicare due parole a Paolo Marcianò, che era il vicepresidente vicario della Avis regionale Calabria. Sì, due parole di ricordo, sicuramente prima di tutto di un ricordo di un amico e di un collega che ci ha messo tutta la passione e tutta l'anima in associazione, è stato anche in esecutivo nazionale insieme a me, ma che ci ha dato un grande esempio e una grande testimonianza, perché circa 10 anni fa ha avuto un'emorragia cerebrale, poi un ictus, un'insufficienza renale, e è diventato nel tempo, ma rapidamente, nel giro di 2 o 3 anni, cieco. Quindi non ha più potuto lavorare. Tenete conto che ha 65 anni, Paolo Marcello 66,
e comunque ha sempre mantenuto viva la sua voglia e la sua volontà di essere utile agli altri, continuando a lavorare in Avis e poi costituendo l'associazione dei ciechi in Calabria e diventandone promotore nella maniera più assoluta di questa iniziativa. Quindi voglio dire, è stato più un testimone sul campo, in una terra sicuramente difficile da questo punto di vista, che un qualcuno che abbia voluto spiegare, ma è uno che ha fatto e ha testimoniato fino alla fine. Quindi un ricordo sicuramente vivo e appassionato di Paolo. Grazie anche a te per averlo ricordato. Quando viene a mancare sicuramente un avvisino, spesso si parla di famiglia avvisina, quindi ritengo che quando venga a mancare un familiare sia sicuramente un lutto per chi perde questo familiare. Io penso che qualsiasi avvisino venga a mancare faccia parte della nostra grande famiglia composta da 1.300.000 persone, e sicuramente è un sentimento di condoglianza alla famiglia, ma che va espresso, così come ricordare purtroppo i tanti avvisini, e visto che sei bresciano anche tu, sono venuti a mancare anche in consiglio provinciale di Avis provinciale Brescia, purtroppo per questa malattia, e quindi è giusto ricordarli. Io direi che potremmo concludere la serata, quindi vorrei chiuderla. Abbiamo una sigla di chiusura, logicamente vediamo se stasera non è la serata giusta, diciamo, per far tutto. Quindi io direi che possiamo anche evitare di fare la sigla di chiusura, perché ovviamente stasera non mi parte. Quindi direi che possiamo salutare tutti gli ospiti. Il bello della diretta, Francesco, il bello della diretta. Sì, ma stasera no, ce l'ho trovata. Quindi riusciamo a, ce la possiamo fare, a concluderla. E prima però di chiudere con la sigla, mi piacerebbe chiudere con questa fotografia, perché che sto condividendo attualmente, era il 20 ottobre 2019, il dottor Briola da presidente nazionale ha voluto essere presente presso la nostra sezione insieme agli amici di Amatrice e di Carpi per il gemellaggio, e diciamo che si è chiuso un cerchio, visto che nel 2012 è ripresente da presidente provinciale all'inaugurazione della sede di Avis Pavone Melle Cigole, nel 2014 è ripresente sempre come presidente di Avis provinciale Brescia presso l'Avis di Carpi per la loro inaugurazione post terremoto, e nel 2018 si è stato presente ad Amatrice per l'inaugurazione della sede di Avis Amatrice, dopo, o in quel caso da presidente nazionale. E ricordo bene le parole, perché hai definito l'Avis la speranza, per loro anche di ripartenza dopo il terremoto, ma la speranza che stasera abbiamo sentito, soprattutto anche nelle parole di Sara che ha portato la sua testimonianza, senza una donazione di sangue la speranza viene meno, e purtroppo magari tante persone non potrebbero più continuare la vita. Quindi chiuderei con questa fotografia e poi lancerei la sigla, però lascio a te Gian Pietro la conclusione. Volevo con questa fotografia salutare gli amici di Carpi, di Amatrice, che abbiamo sempre nei nostri pensieri, dovevamo vederci quest'anno, rimanderemo e festeggeremo più forti di prima nel 2021, però lascio a te la parola conclusiva su questa bella serata. Ovviamente abbiamo chiesto a tutti gli ospiti l'invito alla donazione di sangue, che da parte del presidente di Avis Nazionale ha un valore quasi incommensurabile, diciamo così. Io ringrazio soprattutto della vostra pazienza, ci avete sopportato in questa serata per più di un'ora a parlare di temi sicuramente non semplici, anche se riguardano comunque la vita di tutti noi. E concluderei con ricalcando l'invito che faceva prima Francesco, che è quello di venire a donare. In questi giorni si parla molto di plasma e di donazione. Noi, come faceva prima Sara, ricordiamo che la donazione è un tema non solo attuale di oggi, ma è attuale da sempre. E quindi il venire a donare, oltre a rendere la disponibilità di sangue e di plasma, ci rende la gioia di donare e soprattutto ci rende la gioia dello stare insieme e, se volete, in questo periodo possiamo anche dirlo, dell'uscire di casa
e dell'abbracciarci e magari non più virtualmente, in maniera tale da poter ricostruire rapidamente questi rapporti sociali che ci hanno fatto grandi, che ci hanno reso la vita sicuramente più, non dico più semplice, ma sicuramente più vivibile, partendo dalla fatica delle generazioni che ci hanno preceduto. E quindi il nostro compito è quello di valorizzare quello che abbiamo imparato, metterlo a patrimonio, ma soprattutto vivere secondo quei valori e quelle virtù che ci sono state tramandate finora, e tra queste c'è la solidarietà e la donazione. Grazie a tutti. Grazie mille Gianpietro di queste parole, che terremo ovviamente come monito per invito alla donazione di sangue, come giustamente hai ricordato. Io vorrei ricordare a tutti i telespettatori che domani dottor Briola lo potremo risentire per un convegno organizzato sempre in streaming dall'AVIS regionale Toscana, venerdì 29 maggio, domani alle ore 18. Chi volesse riseguire, il tema è il plasma salva la vita. Stasera abbiamo iniziato a parlare di plasma, domani l'AVIS regionale Toscana ribadirà il concetto e penso che sia un'altra puntata da non perdere, per ribadire ancora una volta quanto importante sia la donazione di sangue ed anche la donazione di plasma. Passerei ora alla sigla finale. Giovedì prossimo ci vediamo, salvo che la tecnologia ci aiuti, speriamo di ritornare su YouTube, altrimenti come utilizzeremo nuovamente Facebook. E visto che prima abbiamo ricordato Paolo Marzanò, settimana prossima toccheremo Atelier Europeo. Atelier Europeo ci porterà in giro per l'Europa per capire le potenzialità e le possibilità che l'Europa mette a favore di associazioni, ma anche di comuni ed anche di aziende. Con Atelier Europeo toccheremo queste tematiche, quindi i bandi europei che sono a favore appunto del no profit, del terzo settore, degli enti comunali, delle scuole o anche di aziende con gli appalti. Interverrà Giuseppe Patti, Angelo Patti. Però volevo chiudere ricordando anche, visto che io sono revisore dei conti, mi è stato chiesto di fare questo succedendo a una persona che conosce bene Gian Pietro, ma che conoscevo purtroppo bene anch'io, Ezio Quaglietti, che è sempre nei nostri pensieri perché ha fatto tantissimo per la nostra associazione, in particolare Avis Provinciale Brescia, e è un anno e mezzo che purtroppo non c'è più, e però chiudo questa, come Gian Pietro ha ricordato Paolo Marzanò, volevo ricordare anche Ezio Quaglietti che ci ha lasciato un anno e mezzo fa. Chiuderei ora passando alla sigla. E grazie mille a tutti, ci vediamo giovedì prossimo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ecco, la sigla è andata. Saluti finali, metto ovviamente tutti presenti, così da poter salutare nuovamente tutti. Buonasera a tutti da parte del sindaco Maria Teresa Vivaldini. Ciao a tutti, ciao, grazie Francesco per avermi invitata. Dal sindaco Marco Scartapacchio. Ciao, grazie mille a tutti, ci vediamo alla prossima. Da Sara, che ha portato oltre alle domande, ovviamente anche la sua propria testimonianza, e non è facile portarla in diretta Facebook sicuramente. Beh, ormai ci sono abituata. Ciao a tutti, alla prossima. Perfetto. E l'ultimo saluto, ovviamente, e un ringraziamento particolare perché è un amico. Ho avuto l'onore di collaborare con lui, soprattutto sulla costruzione della nuova sede dell'AVIS Provinciale di Brescia, ma stasera in veste da presidente nazionale è sicuramente un onore averlo potuto ospitare. Grazie a tutti. Ciao, buonanotte, a presto. Grazie Francesco, ciao Maria Teresa, ciao Marco. Ciao, ciao Gianpietro. Ciao, ciao, ciao. Buona serata a tutti, alla prossima.